Buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi 24 maggio 2013, virgola registrata, dedicata diciamo alle elezioni amministrative a Roma. Siamo in collegamento, ringraziamo qui appunto perché sei venuto appunto su Libri TV, ospite Alessandro Capriccioli. Alessandro Capriccioli è un radicale, blogger, lo leggiamo su Metilparaben da tempo ormai. Ed è candidato per le elezioni amministrative al secondo municipio, se non vado errato, al secondo municipio, che è appunto l'ex secondo e sesto, cioè sono stati accorpati in pratica. Alessandro Capriccioli, buonasera, grazie di essere qui con noi. L'unica cosa che volevo dire, soltanto appunto per introdurre, è che ovviamente tu sei candidato in una lista di appoggio alla lista di Ignazio Marino, non so se ho detto correttamente. Comunque adesso io passo la parola a te per illustrarci un pochino anche diciamo le prospettive e le, diciamo, gli scopi che si prefigge questa tua candidatura. A te, Alessandro. Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono candidato insieme ad altri sei radicali nella lista civica per Marino Sindaco, che è appunto la lista civica del candidato sindaco, come ci sono in tutte le elezioni comunali, ed è una candidatura nata diciamo dalla firma da parte di Ignazio Marino dei referendum Roma Libera Tutti, che sono poi la riproposizione, come sapete, di Roma Si Muove, i referendum ambientalisti per la libertà di scelta che per un soffio abbiamo mancato qualche mese fa, e li abbiamo rilanciati dopo che il nostro segretario di Radicali Roma, Riccardo Maggi, è riuscito a ottenere che in occasione della riformulazione dello statuto di Roma Capitale fosse ridotto il numero delle firme che servivano per poter indire il referendum. Prima erano 50.000, adesso corrispondono invece all'1% della popolazione residente, quindi circa a 29.000 firme. E abbiamo proposto a Ignazio Marino di firmare i nostri referendum, visto che erano temi, come dire, su cui lui aveva manifestato molta vicinanza in più occasioni e anche all'inizio della campagna elettorale per le primarie per il sindaco. Ignazio Marino li ha firmati e da lì è nata la possibilità di una candidatura dei radicali, di alcuni radicali, nella lista civica per Ignazio Marino sindaco, quindi la candidatura di Riccardo Maggi al Consiglio Comunale e la candidatura di sei di noi, di sei militanti di Radicali Romani, in vari municipi. Se vuoi dire il riepilogo, in modo che facciamo sì, un quadro. Sì, senz'altro, grazie, certo. Nel primo municipio è stato candidato Paolo Izzo, nel secondo ci sono io, con una punta di vanità vi dico che si può scrivere sulla scheda sia Alessandro Capriccioli sia Metilparaben. Quindi non so se è mai successo che si possa scrivere il nome di un blogger di un blog, diciamo, sulla scheda elettorale. Al terzo municipio c'è Leonardo Molinari, che è il nostro compagno più giovane. Al settimo municipio Davide Tutino, al nono municipio Demetrio Bagaro e al decimo municipio, cioè Ostia, Franco Giacomelli. È una candidatura naturalmente che almeno io personalmente interpreto con molto impegno e col desiderio di andare al municipio, ma naturalmente una candidatura a supporto di Riccardo Maggi, che sarebbe molto importante per quello che penso che andasse in Consiglio Comunale, a portare dentro al Consiglio Comunale le battaglie che noi abbiamo fatto fino ad ora da fuori, quindi che abbiamo fatto con le delibere di iniziativa popolare, con gli accessi agli atti, con le interrogazioni popolari ultimamente con i referendum, che sono, come sappiamo tutti, delle battaglie di legalità, di trasparenza, delle battaglie per i diritti civili, che riguardano il testamento biologico, le unioni civili, la mobilità sostenibile, il consumo di suolo, il problema dell'accesso al mare libero, dell'accesso libero al mare di Ostia, che adesso è, come si dice, insomma, anziché essere un lungo mare, un lungo muro. Erano tutte battaglie che noi facevamo al di fuori del Consiglio Comunale e dei consigli municipali, e che speriamo dopo queste elezioni di poterle continuare a fare sia da fuori, come abbiamo fatto fino ad oggi, ma anche da dentro. Alessandro, tu sei appunto nel secondo municipio, che se non sbaglio praticamente è, insomma, quello più vicino poi al centro storico.
Diciamo, è ovviamente, per quanto appunto l'appoggio anche chiaramente a Riccardo Maggi, quindi comunque sia ad una presenza nel Consiglio Comunale, e comunque sia una presenza di tipo locale, localistico, che riguarda una parte della città. Ecco, questa parte di questa zona di Roma, quali sono le emergenze, diciamo, i problemi di cui bisognerebbe occuparsi prima, insomma, delle priorità che riguardano questa zona? Guarda, intanto il municipio, così come è stato riformulato dopo l'accorpamento, è un municipio molto ampio, è praticamente una città nella città, perché comprende sia la parte Parioli-Trieste, sia la parte Piazza Bologna, sia la parte San Lorenzo, quindi evidentemente, voglio dire, fra queste diverse zone di Roma poi ci sono delle problematiche che sono diverse fra loro. Un problema comune, che poi è il problema comune a tutta la città, ma in particolare in quelle zone, è il problema della viabilità. Il problema della viabilità, praticamente dell'assenza o della scarsità estrema di piste ciclabili, quindi l'impossibilità di poter accedere, come dire, a un modo di spostamento alternativo rispetto all'automobile, e anche una certa difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici, perché a parte la zona Bologna, tutta una parte del secondo municipio non è servita dalla metropolitana, è servita soltanto dagli autobus, quindi dal traffico di superficie, con tutto ciò che consegue da questo fatto. E al di là di questi problemi, che sono i problemi su cui bisogna incidere poi su tutto il territorio della città, c'è tutta quella parte di lavoro che noi facciamo per cercare di mettere a disposizione dei cittadini delle forme di spostamento nuove, innovative, che sono presenti in alcune parti della città, sia pure in misura molto ridotta, come il car sharing. Parlando con alcuni amici, appunto, anche del secondo municipio, nel secondo municipio vivono i miei figli, quindi voglio dire, è una zona che ho molto a cuore. E mi sono trovato a raccontare il car sharing, del quale io usufruisco, come se fosse, non lo so, un disco volante, nel senso che è una tematica praticamente ignorata, ed è ignorata un po' per responsabilità dei cittadini, ma soprattutto per responsabilità dell'amministrazione, che non mette a disposizione, non pubblicizza e non favorisce a sufficienza l'utilizzo di questi mezzi. Per non parlare del bike sharing, e cioè della possibilità di utilizzare delle biciclette, come succede in tutte le città moderne europee, ma come succede per esempio anche a Milano, dove il servizio è stato implementato in modo molto buono, mi pare che stia crescendo, e depositarle, prelevarle in una parte della città e depositarle in un'altra parte, con tutto beneficio, no, di quello che sappiamo, cioè dell'inquinamento, del traffico, dello smog, e via discorrendo. C'è poi un problema generalizzato, anche questo, in vari punti del municipio e della città, in relazione ai cosiddetti PUP, cioè tutta questa problematica che riguarda questi parcheggi sotterranei, che in molte zone della città hanno generato cantieri fermi, situazioni di degrado, rallentamenti, moltiplicazione dei costi, e via discorrendo. E poi ci sono dei temi che incidono in modo particolare su alcune zone, ma che riguardano la politica che è stata adottata in questi anni dalla giunta Alemanno, una politica proibizionista e di gestione della città, che è una città non solo una capitale europea, ma io dico una delle più importanti, se non la più importante, almeno da certi punti di vista, capitale europea, nella quale si fa difficoltà a bere una birra dopo le 11 di sera, è praticamente impossibile mangiare in un ristorante dopo una certa ora, ci sono le ordinanze anti-alcol, anti-bivacco, anti-panino, anti-torso nudo, anti-tutto, e come dico spesso, il risultato di queste politiche, soprattutto in quartieri poi vissuti dai giovani, no? Nei quali dovrebbe essere la stessa presenza della gente per bene, che poi è la stragrande maggioranza delle persone, a garantire l'incolumità dei cittadini e quindi a garantire quella sicurezza di cui Alemanno si è vantato per molto tempo. Ecco, in questi quartieri queste persone per bene, questi cittadini, non hanno più motivo di andare dopo una certa ora, perché se Capriccioli o Medilparaben, che dir si voglia, si vuole bere una birra al fresco dopo mezzanotte, mezza alla strada, d'estate, se non lo può fare Capriccioli non c'ha più nessun motivo valido per uscire di casa, quindi finisce per non
uscire di casa, mentre continuano a uscire di casa e occupare quindi le strade definitivamente, a questo punto senza contraddittorio, si dice, comunque senza il controllo sociale, no? Formato dalle persone, dalla stragrande maggioranza delle altre persone, i delinquenti, quelli che, quei quattro delinquenti, in omaggio dei quali la maggior parte dei cittadini romani, soprattutto nei quartieri frequentati dai giovani, viene vessata da norme proibizioniste che non hanno niente a che vedere con la sicurezza e che peggiorano il problema. Quindi più o meno il quadro è questo. Mi pare che si tratti di problemi per lo più comuni ad altre zone della città, ce ne sono di più problematiche naturalmente, no? Perché parliamo comunque di quartieri, di una parte almeno del secondo municipio, di quartieri come dire, piuttosto, dove c'è una media di popolazione piuttosto benestante, ma non per questo, no? Poi le emergenze sono trascurabili rispetto ad altri quartieri, magari quelli più periferici, nei quali addirittura sono più drammatiche. Sì, sono dei problemi che peraltro poi è facile verificare, soprattutto questa cosa dell'aspetto proibizionista un po' di questa amministrazione. Io mi ricordo stesso che l'estate scorsa, mentre cercavo di filmare proprio in una a Piazza di Lussa, in una, diciamo, missione notturna dei ragazzi che raccoglievano le firme per i referendum romani, radicali, e quindi era in vigore questa ordinanza, però ci stavano tutti quanti, gente ovviamente che abusivamente, con delle buste che girava e vendeva delle birre anche fresche peraltro. Quindi, insomma, come sappiamo, il discorso del proibizionismo che innesca poi dopo gli abusi e tutto il resto. Sia interessante. Una cosa volevo chiederti, un commento su questa, una cosa che caratterizza un po' queste elezioni, che è l'esplosione di candidati. Ce ne sono 19, se non candidati sindaco, sono 19 se non erro, e poi un tuo parere su questa novità che possiamo vivere come romani, cioè la possibilità di inserire due preferenze, però a patto che siano di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Guarda, sul primo argomento che citavi, cioè sulla presenza di candidati, qualcuno mi ha detto, io non l'ho vista, che la scheda elettorale è larga 1,20 m, questo sì. Dicono. E quindi adesso vedremo che succederà quando la gente entrerà nel seggio a votare con questo lenzuolo di carta. Fra l'altro, come dire, temo che sia una situazione che possa favorire gli errori, le dimenticanze, eccetera. Al di là di questo, che è una notazione così, come dire, di colore, mi pare chiaro che poi c'è una frammentazione che è figlia di un momento politico complessivo del paese che non è esattamente chiaro, no? Cioè quello che è successo dopo le ultime politiche probabilmente contribuisce a una situazione nella quale si capisce poco e nella quale ciascuno prova a guadagnarsi quel pezzettino per sé, per poi magari chissà utilizzarlo come peso elettorale al momento del ballottaggio. Per cui quello che penso di questa situazione è che è figlia di quello che succede in questo paese. Non mi ricordo più qual era la seconda domanda. L'altra era la tua opinione sulle due preferenze che devono essere necessariamente di sesso diverso, altrimenti la seconda viene annullata. L'avevo rimossa perché poi io personalmente, anche con grandi polemiche nell'ambiente che frequento virtualmente, no? Cioè quello dei blog e dei social network, io sono tendenzialmente contrario alle quote rosa, quindi sono tendenzialmente contrario a queste norme che mi sembrano un po' delle norme da riserva indiana, nelle quali si finge di tutelare le donne attraverso questi strumenti, anche perché ritengo che le donne non abbiano bisogno di essere tutelate, se non nella misura in cui l'amministrazione le tuteli attraverso gli strumenti adatti per tutelarle, attraverso la costruzione di asili nido, la messa in uso di asili nido, attraverso degli incentivi alla maternità e dei supporti alla maternità sul posto di lavoro, attraverso una città più vivibile che possa consentire alle donne che normalmente in grande maggioranza hanno figli di spostarsi con facilità
e di poter quindi evitare di rinunciare, no, alle prospettive lavorative come accade oggi. E addirittura, insomma, mi sembra singolare il fatto che vigga una norma sulla doppia preferenza che astrattamente serve per incentivare la presenza di donne nelle istituzioni, quando poi il sindaco uscente, che si ricandida peraltro, è sostenuto da gente come quelli del Movimento per la Vita, no? Mi sembra singolare voler tutelare le donne con la doppia preferenza e dopodiché, come dire, abbiamo un candidato sindaco che ha le sue chance di essere rieletto, naturalmente, e viene sostenuto da quelli che hanno distrutto i consultori, da quelli che sono la contraccezione, quelli che vorrebbero che ce l'hai a 194, da quelli che hanno fatto proliferare in tutto il paese gli obiettori di coscienza, di talché non solo in molti posti del paese, ma in molti ospedali romani è di fatto impossibile abortire, e quando si accede laddove si può abortire ci sono appuntamenti a 20 giorni, a un mese. Insomma, io direi che gli strumenti di tutela delle donne, tanto per cominciare, sarebbero quello di togliere le mani al loro corpo, primo. Dopo fornire loro gli strumenti per poter vivere appieno la loro maternità o le loro scelte senza rinunciare agli aspetti lavorativi, poi dopo forse discutiamo della doppia preferenza, che mi sembra come sparare, sai, c'è la metafora in cui si spara a un moscerino col cannone, qua stiamo sparando all'elefante con la fionda, ecco, mi pare che sia questa la metafora giusta. Alessandro, siamo in chiusura, come nella migliore tradizione delle vecchie tribune politiche preelettorali, ok? Chiuderei con un appello al voto, ti lascio qualche istante per fare un appello al voto. Beh, io invito gli elettori romani a votare per noi, per i 7 radicali candidati nella lista civica per Marino Sindaco, a partire da Riccardo Maggi al Consiglio Comunale e poi tutti noi nei municipi, e per me in particolare al secondo municipio, Alessandro Capriccioli, Medil Paraben, e l'invito perché quello che noi porteremo all'interno dei posti dove eventualmente andremo se saremo eletti è un metodo, ed è il metodo davvero non proclamato ma praticato e provato nel corso degli anni di avere attenzione alla partecipazione popolare, di essere trasparenti, di avere a cuore la legalità, di essere laici e di voler perseguire gli interessi di questa città non attraverso le pratiche, adesso ci vuole come dire, il termine pannelliano, partitocratiche che hanno contrassegnato gli ultimi decenni di amministrazione romana, ma attraverso il metodo radicale. Io credo che la lista che Ignazio Marino sia un candidato adatto per poter implementare all'interno delle istituzioni questo metodo, ci siamo candidati con lui per questo e quindi invito tutti i romani a votarci. Perfetto, grazie Alessandro Capriccioli, ricordiamo candidato al secondo municipio nella lista civica Marino Sindaco. Grazie ancora Alessandro e a ritrovarci e arrivederci su liberi.tv. Grazie a voi. Ciao. Puoi anche attaccare, ok, perfetto. Allora, noi intanto continuiamo di seguito nell'illustrazione del palinsesto. Ovviamente ringrazio Donato Volpicella per la regia di questa sera, come delle altre, ricordandovi sempre che questa è una registrazione della Virgola. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola e quindi sarebbe utile e gradito che vi iscriveste in tanti. Stiamo approntando anche dei sistemi per l'iscrizione più semplice online e vado direttamente a illustrarvi il palinsesto. Dopo la virgola del direttore, spazio certi diritti alle 20:45 circa, oltre le gabbie dei generi, manifesto pangender. Spazio certi diritti è la consueta trasmissione appunto sui diritti curata da Riccardo Cristiano dell'associazione radicale Certi Diritti.
L'ospite di questa sera sarà Mirella Izzo. Alle 21.15 nuove discriminazioni, l'ultima frontiera della lotta alla più radicale forma di razzismo. Una nuova ospite su Libre TV che è il dottor Maurizio Orbecchi, in realtà l'abbiamo avuto un po' di tempo fa come ospite, però appunto ci sarà una conversazione appunto con lui che è medico, psicoterapeuta, psicologo e clinico, condotta da Marco Marchese. Alle 21.45 Striscia Filosofica, parlando del manifesto per un nuovo femminismo. Conversazione con Domenica Bruni, docente di psicologia evoluzionista presso l'Università di Messina, e Maria Grazia Turri, docente di linguaggi della comunicazione aziendale e fondamenti di comunicazione dell'Università di Torino. Alle 22.15 Spazio Economia e Mercati, Open Market, questa è la trasmissione che riguarda appunto l'economia di Libre TV, condotta e curata da Alfredo Paugiulo con i commenti sull'andamento dei mercati finanziari. Alle 22.45 un Voci Transnazionali, interessante questa sera, abbiamo intitolato Un Papa Argentino, il passato e il presente del primo pontefice sudamericano. È una conversazione che appunto condurrò io con Roberto Lovari, curatore della rubrica di Radio Radicale Latina, l'America Latina, e direttore di Brazilian Sud America. E appunto questa trasmissione dovrebbe cominciare verso le 22.45, alle 23.15 in chiusura Flash Leggera Euforia, le notizie e gli approfondimenti dal mondo antiproibizionista a cura di Claudia Sterzi, segretario dell'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Se tutto va bene prevediamo la chiusura delle trasmissioni alle 23.40. Detto questo, io restituisco la linea alla regia, vi ringrazio tutti, continuate a seguire le trasmissioni di Libre TV. Grazie ancora.